Fano, infelice concordia di stimati sentimenti, conferisce a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Armando Trasatti, Vescovo, la cittadinanza onoraria. È stata una serata intensa, partecipata e ricca di emozioni, quella vissuta presso la suggestiva cornice della ex chiesa di San Francesco. Si tratta della cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria che il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha conferito al vescovo uscente Armando Trasatti, che per ben 16 anni ha guidato la diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. Presenti alla cerimonia i sindaci delle altre tre ex diocesi e dei comuni limitrofi, le autorità civili, militari, religiose, i rappresentanti delle associazioni e i cittadini che hanno voluto partecipare per rendere omaggio a Monsignor Trasatti, un punto di riferimento non solo religioso ma anche civile. Un combattente, come l'ha definito il sindaco Seri, che ha guidato con fermezza e amore la collettività. È un riconoscimento importante, fortemente voluto. Il nostro vescovo Don Armando è stata una presenza importante, non soltanto un pastore, ma è stata una presenza vicino alla comunità, vicino alle questioni, e devo dire anche da sindaco in questi 9 anni, ma penso di esprimere anche il pensiero di chi mi ha preceduto, e anche la presenza di tutti i sindaci della diocesi ne sono una conferma, è stata un riferimento su tante questioni, dove in qualche modo è stato un faro, dove ci ha ricordato che chi ha una responsabilità istituzionale non è un esercizio del potere, ma un esercizio del servizio a disposizione della comunità. 16 anni di presenza puntuale, sincera e devo dire anche alcune volte provocatoria, perché era sensibile veramente verso chi aveva maggiori difficoltà, e questo penso gli faccia onore di sia l'elemento che più è stato apprezzato dalla gente. Sulla pergamena la motivazione del riconoscimento: aver testimoniato l'irriducibile ma feconda tensione tra la città di Dio e la città dell'uomo. La consegna della cittadinanza onoraria è proseguita poi con un grande applauso al vescovo Armando e si è conclusa con le voci del coro polifonico malatestiano. Che cosa ha significato per lei questo riconoscimento stasera? Beh, la cittadinanza è inaspettata fino a 2 giorni fa, ma è molto, è popolo, è appartenenza, è qualcosa, non è un oggetto, è un legame, quindi questa è cittadinanza. Poi dopo devo ruminare ancora, capire. Cosa lascia Fano e che cosa porterà per sempre nel cuore? Beh, Fano lascia la gente, questo popolo bello, solare, anche capace, un popolo che fa dibattito, però un popolo che su certi valori ci sta, io ci credo questo, laborioso. Poi è una bella città, sono, noi abbiamo cittadine belle, Fossombrone, Cagli, Pergola, anche sacrifici, perché 4 concattedrali non è che sia semplice gestirle, però ecco, quello che lascio è il volto della gente. Sì. Dopo se vado a pensare a qualche volto particolare, beh, ripenso Casa Serena, i più deboli, ripenso il carcere, ma sul serio. Lì c'ho amici, ripenso anche le tante fragilità, le storie familiari, anche le fatiche, quella confidenza da quel consiglio che ti chiedono, questo si lascia, cioè ce lo portiamo dietro, il volto della gente, questo, il resto, le opere si scordano, ma il volto della gente no. Tornerà a trovarci a Fano? Questa domanda, ma presumo subito no, bisogna che il vescovo nuovo venga accolto, amato e merita molto. Poi a venire un'ora di macchina quando serve, io l'ho già detto sia al vescovo di Pesaro che di Fano, quando serve me lo dite, un'ora di macchina, però inizialmente è bene staccare, starei male io e fare star male, ma starei molto male.